Ciao Musta, ben arrivato in enjoybet.it. Ti presenti per favore? Ciao, mi chiamo Mustafa Kanit, sono di Ravenna, ho 20 anni e gioco a poker. Ci dici da quando? Gioco da quando avevo 18 anni, più o meno. Quando è che hai deciso di diventare professionista? Da quando avevo 18 anni. Che cosa ti ha spinto a questa decisione? E sicuramente l'adrenalina che ti dà il poker, poi anche i soldi, indubbiamente. Dovessi descriverti come giocatore, quali pensi siano i tuoi punti di forza? Beh, la pazienza, il gioco post flop, poi anche i tornei soprattutto, sono molto bravo a giocare i E gli altri giocatori cosa pensi che dicano di te? tornei. Ma sicuramente pensano che sia un buon giocatore, indubbiamente. La maggior parte crede che sono molto bravo, poi sta a me far credere a loro questo. Nonostante la tua giovane età, hai già un curriculum abbastanza ricco. Ci ne fai un riassunto? Ho vinto un mini PT, un IPT, sono al tavolo finale del Partouche e poi ho vinto vari tornei. È Ecco, del Partouche, puoi dirci qualche cosa di più? un torneo da 8.500 euro di buy-in, svolto che si fa a Cannes, in Francia, e eravamo in 650 circa e siamo rimasti in 8, quindi sono molto soddisfatto. Cosa ti aspetti? Spero di vincere perché indubbiamente per i soldi, per la gloria, per tante cose. Ritieni che quello sia il tuo miglior successo di quest'anno? Non è ancora un successo perché bisogna ancora conquistarlo. Quindi per ora l'IPT, indubbiamente l'IPT. Obiettivo ti sei dato? Ma sicuramente l'obiettivo, conoscendomi, è vincere perché anche se arrivi secondo o terzo non sei mai soddisfatto per l'occasione che hai perso comunque, perché vincere è una cosa importante. Pensando magari alle volte in cui il tuo gioco non è andato bene, come smaltisci gli insuccessi? Io gli insuccessi li smaltisco dormendo. Dormo quando esco dai tornei in genere, mi chiudo in stanza e dormo. È stata una cosa all'inizio, tiltavo, adesso invece dormendo comunque mi risveglio e sono calmo e tranquillo. Per il 2012 che cosa hai messo in agenda? Per il 2012 voglio giocare tanti tornei dal vivo, sicuramente. Quali sono le tue carte preferite? Sembra un po' banale, ma i due assi. Ti sono capitate spesso? se non capitano non va tanto bene, perché comunque sono mani importanti, soprattutto nelle fasi finali, e quindi mi piacciono molto. Immagina il tuo tavolo di poker ideale. Chi ci vedi seduto? Beh, secondo me ci devono essere un po' di polli. Quindi ad esempio Amatruda e poi un po' di giocatori bravi con cui ti dai battaglia, per esempio Bognanni. Il tuo sogno pokeristico nel cassetto? Il mio sogno pokeristico è vincere un European Poker Tour, perché non so, ma a me il braccialetto comunque non mi affascina ancora tuttora. Essere campione del mondo non lo so, però comunque almeno quando giocavo io, quello che mi ha sempre affascinato è stato il circuito europeo. Perché ci sono tornei classici importanti e spero di riuscirci prima o poi. C'è stato un torneo in cui hai pensato di aver giocato davvero bene, ma che non ha dato i risultati sperati. L'EPT di Londra dell'anno scorso, credo di aver giocato bene bene, anche il PCA, ho giocato davvero bene e non ha dato, forse anche per inesperienza, all'epoca credevo di giocare davvero bene, comunque si matura, forse qualche errore l'ho fatto, però indubbiamente, se quest'anno mi capitasse quell'occasione, cercherei di sfruttarla al 100%. Musta, hai appena vinto un piatto da 1 milione di euro, cosa fai? Ma di solito sono molto calmo e pacato, anche al tavolo, sia in vincita che quando perdo, soprattutto dal vivo. E quindi non. Cioè, sicuramente sono molto felice dentro di me, però comunque non cerco di. Non lo dimostro al tavolo perché non. Soprattutto per rispetto dell'avversario. Abbiamo cercato a lungo, ma su Facebook, a parte la tua pagina, non ci sono altre pagine dedicate a te. È un buon segno? Ma può darsi, non lo so. Alla fine sono io che faccio le pagine degli altri in genere perché mi piace prendere in giro, fare gag, quindi magari è un buon segno. È sicuramente un buon segno. Sappiamo che ti piace dormire fino a tardi. A che ora ti possiamo aspettare nella scuola di poker di enjoybet.it? Ma cercherò di svegliarmi un po' prima, non lo so, però dubito. Sicuramente cercherò di fare il più possibile per la scuola perché ci tengo.
a enjoybet.it, ci tengo a più che altro a insegnare ai ragazzi a divertirsi, perché oltre a un lavoro deve essere anche un divertimento il poker. Sei entrato a far parte del team pro di enjoybet.it. Cosa ti ha spinto a questa scelta? Ma sicuramente ci sono diversi fattori, i miei compagni di team che sono degli amici ma quasi dei fratelli, e poi il presidente che è quasi un padre adottivo per me. E sono molto felice di ciò e spero di far bene. Impara a fare di un divertimento un lavoro su enjoybet.it.